Ciao a tutti e felice vita! Benvenuti in questo video che sarà breve e sarà un video nuovo. Innanzitutto spero di riuscire a caricarlo entro oggi, 21 giugno 2017, perché cioè, è già tardi, sono tipo le 7:30 e ho un milione di cose da fare. Avrei voluto fare la Lita YouTube Challenge, quella che fanno per quasi ogni sabba, Skyler e il fuso della strega, ma non ho avuto tempo. Se qualcuno di voi ha seguito i miei video precedenti, sa che sono in ballo con la cucina e ho milioni di cose da fare e tra l'altro nelle ultime settimane sono venute fuori altre cose a cui star dietro, altri imprevisti, diciamo così. Quindi niente, non vi parlerò di vita, non vi parlerò di altari, erbe, eccetera, come in quella challenge che magari spero di recuperare, oppure farò direttamente l'anno prossimo, le recupererò tutte con un anno di ritardo. E niente, quello che volevo fare in questo video, come vi avevo già annunciato tempo fa, volevo mostrarvi delle stese per i tarocchi. Questa l'ho trovata su Tumblr. Ed è una stesa proprio per il solstizio d'estate. Quindi niente, vi mostro com'è, poi vi metterò l'immagine che ho trovato con le info in inglese e vi metterò sotto nel link box la traduzione. Niente, proviamoci. Bene, allora io ho già mischiato i miei tarocchi, sto usando questi, che sono i miei tarocchi, i miei Dragon Tarot. Allora, iniziamo, la prima carta va posizionata qui ed è una faccenda che durante la primavera è rimasta in ombra. Io spero che si veda. Di fianco si estrae la carta che è un'opportunità per il presente dove tu puoi crescere. La terza carta è un'occasione per essere preparati a introdurre un autunno abbondante. Infine abbiamo altre due carte che vanno messe così e è un'azione che devi fare per l'anima e infine un'idea per come completare l'azione suggerita dalla carta precedente. Bene, queste sono le mie carte, non ho intenzione di interpretare la mia stesa perché insomma non è quello lo scopo, semplicemente mostrarvi come vanno disposte le carte. Detto questo, vi lascio qui l'immagine che ho trovato con le info in inglese e nell'info box vi riscrivo comunque la traduzione dell'informazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete vedere altri video di questo genere. Ancora a tutti un felice vita e al prossimo video. Ciao!